Questo è Hi-Fi Rush. Questo qui è un rhythm game, cioè devi giocare a ritmo di musica. Belle le animazioni. Tesserino Progetto Armstrong. Benvenuto al Campus Vandelay. Sì. Candidati, benvenuti al progetto A. Tecnologia in simbiosi con il corpo umano. Insieme creiamo vite migliori. Che belli i colori, proprio belle le animazioni. Che giornata storica! Voi siete il meglio del meglio e state per migliorare ancora di più. Grazie ai potenziamenti robotici, da sempre la Vandelay aiuta chi ne ha più bisogno. E tutti voi del progetto Armstrong state per mostrare al mondo intero quanto potete diventare speciali. Ora andate, preparatevi per una vita migliore. Sono con lui. È un pass. Mi hanno chiamato. Appena arrivato già vogliono fargli il culo tutti quanti. Avevi promesso il meglio del meglio, Mimosa. La produzione ha chiesto dei volontari per il test, che... e il marketing ha eseguito. Non incolpare, Rekka. Dì a quello spaccone di zanzo dell'RS. A noi servono persone influenti e voi mi portate perdenti. Funzionerà. Sarà meglio. Niente scivoloni e niente difetti. Che spazzatura. Ma no! Beh, come inizio direi che non è male. Madonna, che botta. Che male. Ah, c'è un braccio bionico.
Si è verificato un errore. Procedere verso il checkpoint. Ok, il checkpoint. Dov'è? Ah, fa niente, chi se ne... Bello! Davvero steso. Consuma bevande energetiche per ripristinare la salute di Chai. Mi ci voleva. Bel gioco si presenta comunque molto carino. I movimenti sono belli fluidi. Bello anche questo cel shading. Neanche troppo aggressivo. Bello. Chi sono questi? Che? Oh. Fatemi passare. Vabbè. Doppio salto. Raccogliere effetti personali. È proprio ora di togliersi questi vestiti. Madonna, che fastidio. Che figata. Chissà se sarà tutta esplorabile. Braccio robotico Lex, Dust 75, appendice magnetica, raccogli rifiuti. Aspetta, appendice raccogli rifiuti? Oggetto estraneo rilevato. Sembra un difetto. Prendetelo. È un'arma? No, non credo. Oppure resistenza. Ma... Aspetta, cosa? Acchia! Madonna che botta! Che è mazzata! Non ci vanno tanto per il sottile questi qua, eh? Che roba è? Una spada fatta di immondizia, oddio. Ah, attacco rapido, attacco pesante. Che bello, bellissimo. Che sta succedendo? Ma corre anche a ritmo di musica. C'ha l'iPod impiantato nella pelle. Nel corpo proprio. Direi. Fa funzionare il mio nuovo braccio robot. Terzo. Fa andare tutto in sincronia col ritmo. E... Ah, non ha senso. Però quando la musica parte, sembra di essere... Sembra di essere sul palco. Quindi mo si suona. Che? Un bambolotto. Allora, gente, pronti per lo spettacolo? Sì, sì, dai, che moti meno. Ecco a voi Chai. I suoi attacchi vanno a tempo di musica. Volete vederlo in azione? Partiamo con un attacco rapido. È un attacco a battito singolo. Non ho capito. E il pubblico impazzisce. Sembrava che a volte non mi prendesse.
il comando. Cioè, nel senso, lo facevo, ma non gli andava bene il tempo, sembra, boh. Ti dobbiamo picchiare, scemo, girati. Voi avete visto chi è stato? È il difetto! Cosa? No, 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 io stavo solo... Ok, fatevi sotto. Che bella chitarra elettrica questa qua. Sarà giusto col tempo? Non ho capito. Dove lo vedo? Tempismo perfetto, 23%. Ma come no? Perché no? Il mondo e le barre si muovono a ritmo. Usare come punto di riferimento. Il tempismo è fondamentale, quindi rilassati e senti il ritmo. Se visualizzi questa icona e senti il pubblico applaudire, vuol dire che è azzeccato. Che è attaccato? Esattamente. Esattamente a ritmo. Se hai bisogno di aiuto per cogliere il ritmo, premi tab per avere un'immagine che ti mostra sempre quando attaccare. Ah. Wow, è stato incredibile. Ma forse è meglio se me ne vado. Raccogli congegni per potenziare le abilità di Chai e acquistare oggetti. Puoi trovarli nell'ambiente di gioco distruggendo nemici. Ah, ok, trovi gli oggetti. Quindi magari c'è anche da esplorare più avanti. Adesso mi sembra piuttosto circoscritta l'area. No! Che cazzo ho fatto? Quindi? Così? Ah. Ah. Tum. È il difetto? Sembra sospetto. Ma che schifo! Può darsi. Ehi, cercate me! Provate a prendere questo. Tempismo perfetto, ma perché 10? Perché così poco? E ora che cosa dovrei fare? Ok, mi sono infiltrata nel pannello. Colpisci l'interruttore e sana. Immaginavo. Olè. Il progetto Armstrong si sta rivelando una delusione. Volevo un bel braccio robot, non un bersaglio sulla fronte. Sì, va bene, va, scema. Silenzio, zitta. Il salvagatti. Ma non dovevi aiutarmi? Forse non è stata una buona idea. Bene, ce l'hai fatta. Sono qui. Ok, sarò breve. Ti ho visto combattere. Ah, ma è il gatto che parla. Io pensavo... La sicurezza ti sta addosso e io ti posso aiutare. Ferma. Ok, aspetta un attimo. Eri tu prima. Una... gatta? No, questa è 808. Lei è una gatta, ma l'ho costruita io. Ascolta, come stavo dicendo... Ecco, io che credevo che il mio braccio robot musicale fosse una follia, ma questo... Ah, starò meglio da solo. Ma in un mondo che non conosci, direi che forse è il caso di farsi aiutare.
Che? Devo cliccare qualcosa? No. Vabbè, va comunque a tempo anche quel colpo lì, vai così. L'importante è seguire il ritmo. 808, giusto? Ce la intendiamo bene noi due. Ehi, ho ripensato all'offerta. Per di sotto. Figo comunque. Bellini anche i combattimenti. No. Diciamo che a volte mi viene da premere compulsivamente, ma devo stare più attento. Però vabbè, diciamo che se li facessero tutti a ritmo i giochi, uno c'è anche più abituato. Ci sarebbe anche più abituato, ecco. Ora tocca a te. Devo andarmene da questo posto. Sei in produzione. L'unica uscita diretta è per il controllo qualità, lo vedi? Ci sono così tanti edifici, non saprei. Quello con scritto centro controllo qualità. Ok, quello là. Ma ti staranno aspettando con l'uscita, quindi... Mi è piaciuto uscita. Andiamo. Eseguendo combo vai così, attaccando a ritmo in maniera costante, puoi far aumentare la tua barra del ritmo. La barra del ritmo va da D a S. Più è alto il voto, più alto sarà il moltiplicatore di punteggio. In base alla tua performance in combattimento riceverai dei bonus finali. Punteggio più alto, più si alzerà il voto. Non me l'ha detto prima. Va bene, va bene. Va bene. Ricordiamo che per compensare il lavoro in più del progetto Armstrong è stato aggiunto un nuovo giorno della settimana. Non dimenticate che in questo giorno addizionale è obbligatorio lavorare. Ho trovato una scorciatoia. Oh, è diventato in 2D. Ma no, ma sono un cretino. Se hai aspettato tanto per chiederlo, puoi aspettare un po'. Ci ha saltato senza premere la freccia. Ma porca puttana. Oh. Mouse e tastiera sono veramente impedito, figa. Ah. Devo andare di qua, penso. Allora, se vado di qua. Ah, ok. Un tempo ero bravo con i platform, mouse e tastiera. Mi ricordo che giocavo un sacco a Oddworld. Adesso sono veramente impedito.
No. 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 Ho esagerato. Ola. Oh madonna. Che botta. Vediamo se c'è qualcosa. No. Oddio. Come hanno toccato i laser rossi? No! Oh, ma riesco sempre a prenderlo. Ma sono veramente impedito. Salta! No, sono proprio scarso. A tutti li sto prendendo. Madonna mia. Mamma mia se sono impedito. Mamma mia. Ecco. Mica me l'aveva appena detto, eh. Mica mouse e tastiera sono veramente impedito. Cioè può accumulare energia nella sua barra riverbero per usare attacchi speciali. Quando avrai accumulato abbastanza energia, la barra riverbero brillerà per farti sapere che puoi sferrare un attacco speciale. Non esplodere. Power call! Buono. Posso usarla anche qua? No, basta. Vabbè, immaginavo. Sì, va bene. Dai. Ma scusa. Ma no, io non riesco a capire perché mi frega sempre, perché il cerchio lì lo fa al quarto attacco. E io penso sempre che lo fa al terzo. Poi vedi che io sto fermo, aspetto, e lui me lo fa prima. Non ho capito. Vedi che me lo fa. Non riesco a capire. Non lo so, sono rincoglionito io. Perché è perfetto me l'ha dato? Non ho capito. Che? Ma l'ho fatto! Che vuol dire? Oh. Oh.
millantata come indistruttibile, evidentemente non lo... Ah, ma non ti dan tempo di leggere. Dai. No, voglio vedere cosa c'è là in fondo, però. Ah, si apre di qua, però là cosa c'è? È qua che devo andare. Vabbè. Sono un cretino. Va bene, e su questo io direi che mi fermo. Questo era il mio primo gameplay di Hi-Fi Rush, magari poi lo continueremo poi in live, magari comunque tanto è lì, quindi se vi piace qualche volta possiamo portarlo. Fatemi sapere se vi è piaciuto, mettete il mi piace, mettete like, qualche commento, così almeno capisco se il gioco può interessarvi. Va bene? Grazie, alla prossima.